La fine del 2024 potrebbe riservarci qualche sorpresa, oltre ai grandi nomi noti un po' a tutti, come Stalker 2 o Indiana Jones. Dall'orizzonte emergono infatti piccole produzioni che potrebbero rivelarsi davvero interessanti. Una di queste è Towers of Agasba. Abbiamo assistito a una lunga presentazione a porte chiuse per quest'ultimo, durante la quale gli sviluppatori ci hanno mostrato numerose sequenze di gameplay e raccontato alcuni retroscena. Seguiteci nel video per saperne di più, ma prima iscrivetevi al canale per non perdere nessun dettaglio sui giochi più intriganti in arrivo. Per chi non ne avesse mai sentito parlare prima d'ora, Towers of Agasba è un open world che si rifà ad alcune delle produzioni più famose degli ultimi anni, che vengono combinate in un modo che, almeno all'apparenza, ci è sembrato piuttosto virtuoso. Senza mezzi termini, gli sviluppatori hanno indicato le loro quattro principali fonti di ispirazione per la realizzazione del gioco. Gli ultimi due The Legend of Zelda hanno ispirato la componente action e quella legata all'esplorazione. Animal Crossing e Viva Pignata hanno invece influenzato tutta la parte relativa al crafting. E infine, le produzioni dello studio Ghibli sono state usate come ispirazione per tutto ciò che concerne la direzione artistica. Il risultato è un action adventure con visuale in terza persona, ambientato in un enorme mondo esplorabile con due attività al centro di tutto: la caccia di risorse in giro per la mappa e il ritorno alla base per impiegare ciò che è stato raccolto nella creazione di strutture di vario genere. L'obiettivo principale sembra essere quello di estirpare la corruzione per preservare le splendide terre di Agasba e la civiltà che vi abita. Nel corso della presentazione, gli sviluppatori ci hanno mostrato un bel po' di gameplay di Towers of Agasba. Non ci è ancora del tutto chiaro il funzionamento della raccolta delle risorse, ma i video suggeriscono la presenza di un sistema di gathering per accumulare legno, roccia e altri materiali. Pur essendoci una meccanica di questo tipo, è più che lecito chiedersi quanto sia profonda rispetto ad altre produzioni simili, visto che Dreamlet Games ha deciso di semplificare molto il gameplay, rimuovendo ad esempio tutto ciò che concerne elementi da survival, come la fame, la sete o il sonno. Non esiste nemmeno la temperatura, ma una conferma c'è. Alcune aree della mappa richiederanno la fabbricazione di specifici pezzi di equipaggiamento per poter essere visitate e, per dirne una, resistere agli effetti del veleno. Anche il combattimento ci è parso basilare, con il protagonista che può attaccare i bersagli con un arco oppure con una serie di strumenti corpo a corpo come piccole lame curve. L'impressione che abbiamo avuto è che non vi sia molto altro da fare ad eccezione di brevi combo e schivate. Detto questo, non possiamo escludere la presenza di elementi come il parry, che potrebbero dare un po' di spessore extra ad un combat system altrimenti troppo scarno. In giro per la mappa sarà possibile imbattersi in animali di ogni genere, alcuni dei quali caratterizzati da fattezze davvero originali. Non tutti si mostreranno amichevoli nei confronti del protagonista e sarà necessario eliminarli, magari anche con l'obiettivo di ottenere materiali preziosi per il crafting. La vera minaccia, però, sarà rappresentata dalle creature corrotte, da affrontare in battaglie più articolate. Quella che abbiamo visto si svolgeva in un'arena piuttosto ampia e vedeva il protagonista fronteggiare una sorta di enorme scheletro protetto da una corazza, capace di lanciare incantesimi e supportato da minion. Se sul combattimento nutriamo qualche dubbio, l'esplorazione è riuscita a convincerci del tutto. Non solo il nostro eroe può arrampicarsi su qualsiasi superficie e lanciarsi da ogni altezza per poi sfruttare un deltaplano. I luoghi visitabili impiegando queste meccaniche sembrano essere magnifici. Towers of Agasba vanta infatti una direzione artistica di tutto rispetto. Gli scorci mostrati in video sono splendidi e si passa da foreste verdeggianti con imponenti mulini a vento a zone costiere con le carcasse di enormi creature marine, passando per aree colme di alberi giganteschi e puffi mostri volanti. Vi è persino una porzione del mondo sommersa che ci chiamerà a tuffarci nelle cristalline acque di Agasba e ad esplorare relitti e strutture in fondo al mare. Insomma, da questo punto di vista, sembra che la produzione abbia molto da dire.
Da approfondire è anche tutta la componente legata al base building e al crafting, che sembra avere come punto di riferimento l'acclamato Animal Crossing. Da quel poco che abbiamo visto, tutto ruota intorno alla possibilità di posizionare recinti, strutture di piccole dimensioni e terreni da coltivare. Tramite questo sistema sarà comunque possibile creare delle piccole città e siamo curiosi di scoprire quanti tipi di elementi differenti potremo assemblare. A rendere tutto più piacevole ci pensa poi la modalità cooperativa, per un massimo di 4 giocatori. Towers of Agasba è un titolo esclusivamente PvE, ma tramite la sua componente online è consentito a più utenti di collaborare all'interno dello stesso mondo per sconfiggere nemici, costruire e partire verso nuovi luoghi da esplorare. Viste le premesse, potrebbe quindi trattarsi di un'esperienza particolarmente piacevole da vivere in compagnia. Insomma, il titolo firmato Dreamlit Games sembra avere diverse frecce al proprio arco. C'è ancora tanto da scoprire, sia sul fronte delle costruzioni, sia su quello del combattimento. Eppure, dobbiamo ammetterlo, Towers of Agasba è riuscito a intrigarci. Prima di chiudere, vi ricordiamo che il prossimo 19 novembre 2024 il gioco arriverà in Early Access su PC e PS5, a prezzo budget e con tanto di sottotitoli in italiano. Lo seguiremo con attenzione.